L'obiettivo primario che il Festival Baskers di Felonica si pone è quello di dare la possibilità ai giovani artisti che ne prendono parte di potersi esibire davanti a un pubblico misto di ogni età e tipologia, ma soprattutto di garantire quella visibilità che auspicano da questa manifestazione non sempre consentita. Gli appuntamenti sono tutti importanti. Questo ha una valenza enorme perché riusciamo a gravitare su Felonica una diversità di persone, di interesse, dalla musica al fatto di riuscire a venire a vedere Felonica con la promozione che riusciamo a fare, dai beni storici e artistici alla capacità dei nostri volontari di organizzare questi tipi di manifestazioni. E penso che le persone, la gente che partecipa questa sera per il terzo anno con un crescendo continuo ci dia ragione. Festival Baskers è importante perché dà spazio all'arte di strada che deriva alla fine dallo scontro che a volte dal difficile scontro che a volte ha l'uomo con la realtà in cui vive. È utile viverla senza te. Gli artisti sono stati selezionati con l'aiuto, devo citare un nome, Davide Bernini, che mi ha aiutato veramente molto, e sono artisti che derivano dal Festival Baskers di Ferrara e più o meno della nostra zona. Siamo entusiasti che col Millenario Prirognano, la provincia di Mantova, San Benedetto Po, la regione Lombardia hanno fatto una promozione del territorio che riguarda tutto il percorso delle Pievi. La cosa più stupefacente, più bella, cioè che ci ha proprio resi felici, è il fatto di aprire il numero di Famiglia Cristiana che pubblicizza il Millenario Prirognano e trovare in apertura la chiesa di Felonica.